Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis e questo è ufficialmente il mio video pull sul banner di San Valentino. Perché, come detto prima, Wind Arcanum a me serve, specialmente con il personaggio di Yuffie che mi consente comunque di introdurre un personaggio senza armi con una possibilità di build, quindi poterla buildare come attaccante fisico vento, a differenza di altri personaggi come Cloud, che già hanno tre elementi per conto suo, perché abbiamo fuoco, acqua e tuono per quanto riguarda Cloud. Però avere un personaggio esterno come Yuffie che prenda magari gli altri elementi, come possono essere magari terra o in questo caso vento, eccetera eccetera, potrebbe effettivamente essere una cosa interessante, mettiamola così. Detto ciò, cosa pulliamo? Pulliamo ovviamente la free multi del Final Fantasy VII Day. Vi ricordo che saranno per l'appunto una settimana di free pull per quanto riguarda il festeggiamento dell'anniversario dell'uscita di Final Fantasy VII, che è per l'appunto giorno 31 gennaio del 97, e andiamo a vedere ovviamente quello che riusciamo a fare. Quindi già qui vediamo se abbiamo già subito il primo shaft della settimana. Sì, ottimo, cominciamo benissimo. Quindi cominciamo il primo pull dei 7 che avremo in questa settimana con un bello shaft. Successivamente ci pulliamo anche il banner singolo con 300 gemme che possiedono comunque tutte le armi presenti del gioco. Questa è comunque una buonissima offerta, perché ne abbiamo una garantita e ovviamente possiamo averne anche di più, ma io ovviamente una sola garantita, che è quella di Glenn, che è... Ok, va bene, niente, pensavo qualcosa di particolare, invece niente, l'Apollo Ginel va benissimo così. Avrei anche i 1000 per fare un altro step nella... ovviamente nel qui, ma preferisco utilizzare queste gemme rosse per altro. Anzi, dovrei controllare se ci sono i pacchetti, quelli da 300, da 500 con i 5 stelle. Torno subito. Ok, sì, c'era un pacchetto con 500 gemme che mi dava anche un ticket 5 stelle, quindi... Ah, non me l'ha aggiornato, ovviamente, quindi aspettate un secondo che... Ecco qui. Quindi andiamoci a prendere anche questa 5 stelle. Gli altri ticket ovviamente li farmerò nell'evento e poi li farmerò nell'evento. Bene, Red... Cosa che non mi interessa, Gold Collar, vabbè, Red, proprio completamente impazzito, un sacco di armi di Red, però ok. Allora, spostiamoci adesso verso il piatto forte. La mia wishlist ovviamente deve essere cambiata, perché nella mia wishlist devo mettere l'Hard Edge per completarla, la Onibi per completarla, anche di Sephiroth, era questa la Onibi, giusto? Sì. Quindi la Unibi di Sephiroth e poi mettiamo anche la San Umbrella di Eris, perché me ne servono praticamente una copia ciascuno per portarle all'Overboost 6, quindi direi comodo. E poi invece qui ci mettiamo le altre armi di Yuffie, solo che ovviamente come altre armi di Yuffie quali andrei a mettere? Quale andrei a mettere? Perché... Oddio, potrei effettivamente mettere il tuono. Potrei mettere il tuono. Sinceramente parlando, l'imperil tuono potrebbe essere buono. Se devo essere sincero, anche questa che potenzia l'attacco magico potrebbe rendere Yuffie interessante, ma essendo tutta fisica. E poi vabbè, io potenziare l'attacco magico ho già Barret, quindi direi che sono messo bene. Quindi ninjutsu no, neanche quella poison sinceramente mi interessa più di tanto, quindi sì, potrei mettere il thunder resist down per rendere Yuffie forse superiore a Red e quindi sfruttarla come attaccante debuffer, anche se
il mio setup in questo momento ideale sarebbe utilizzare l'arma vento, questa qui che abbiamo a disposizione, con l'Arctic Star come secondaria per buffare l'attacco fisico suo e poi di un altro ipotetico personaggio. Quindi sinceramente parlando la metto in wishlist, ma potrei effettivamente mettere già altro. Potrei sicuramente mettere altro. Allora, qui invece abbiamo il micro laser, ma micro laser in realtà io lo terrei anche così. Qui abbiamo sì, attacco magico e difesa fisica, non sarebbe male. Zac renderlo pseudo debuffer in questa maniera. Oh, ecco, invece mi metto la broad sword axis, che comunque mi permette di avere il bonus tuono per Cloud con i vari overboost, quindi sì, potrei fare così. Potrebbe essere questa la mia wishlist. Tanto la Sun Umbrella, appena ne trovo una copia, la tolgo. Onibi e Hard Edge, stessa cosa. Quindi è una wishlist molto provvisoria. Ok, cominciamo. Ovviamente io qua devo andare fino al costume, quindi... Madonna mia! Porca miseria! Devo andare fino al costume comunque, però... Se ottenessi magari qualcosa di interessante, sarebbe ben accetto, in realtà. Quindi, ecco, Cloud, che non è vestito, non è una bella cosa. Però 4 stamp è comunque un buon inizio. Potrebbe permettermi in un modo o nell'altro di valutare i pull in maniera diversa. Quindi, veramente ottimo inizio. Anche se non abbiamo cominciato col piede giusto, e infatti qui siamo messi male. Diciamo, mi consolo per la questione del... Mi consolo con la questione dei quattro stamp. Ecco, mettiamola così. Altri 4? What the fuck? Quindi qua abbiamo già comunque garantita... Abbiamo già garantita l'altra arma di Yuffie. Cioè, abbiamo già garantita l'arma di Yuffie, quindi posso anche skippare l'animazione. Ah, ed è solo quella, quindi ottimo. Bene. Proprio singola arma, praticamente, che... singola è veramente poco. Singola è veramente poco, in realtà. Non ci credo. Ma che è successo? Cioè, 4 volte. Ma non è che è buggato sto banner e quindi... Cioè, non... mi sto sentendo un po' in imbarazzo effettivamente, perché cioè 3 volte 4 stamp mi sembra un po' strano, sinceramente. Sembra veramente buggato e tipo... Mi arriva il messaggio: no, ragazzi, il banner era buggato e vi diamo il refund di gem. potrebbe essere una notizia simile. Però, madonna, 3 volte 4 stamp non mi era mai successo. Ottima la schivata. Ok, è un'altra copia di Yuffie. Potrebbe anche essere l'altra arma. E invece no. Ok. E abbiamo anche il costume. Perfetto. Direi perfetto. Primo overboost ce l'abbiamo. Mi piacerebbe averne almeno un secondo, se devo essere sincero. Eh sì, mi appare ovviamente la schermata per poterla acquistare. Però approfittiamone. Qui sì, ok, abbiamo l'Arctic Star come prima. Sistemiamoci anche qui la wishlist. Quindi su Sephiroth qui mettiamo la Onibi. E poi qui, oddio, oddio, per Yuffie qua in realtà non ne cercherei altre armi per Yuffie. Metterei la Murasame di Cloud, così mi aumenta un pochettino
la sua potenza. E come altra arma, potrei mettere la Mithril di Eris, che effettivamente portarla ad Overboost 6 potrebbe essere interessante. Potrebbe essere molto interessante. Sì, ok. Qui sì, ok. Qui voglio andare a prendermi l'Arctic Star. Fondamentalmente mi serve l'Arctic Star. Ok, due stamp. Se me ne uscissero due copie mi sta bene in realtà. Anche due copie così precise precise mi sta bene. Ottimo, Cloud vestito, ottimo. Ok, mi è uscito Cloud, vediamo cos'è. Ok, Hard Edge, benissimo. Me ne serve soltanto un'altra di Hard Edge. E dopodiché la posso togliere dalla wishlist, quindi va benissimo. Ecco, qui invece il banner non è buggato, quindi mi sa che qua soffriremo un po'. Qui il banner non è buggato, quindi si soffrirà un po'. Ok, Cloud non vestito. E non lo so, perché mi sono andate in realtà bene le pull dall'altra parte. Io un altro overboost forse lo vado a cercare. Dell'arma nuova di Yuffie. Quella vento. Un overboost ce l'ho. Un altro overboost, almeno due overboost li vorrei. Ottima schivata. Quindi, ok, ancora Cloud. Ok, altra Hard Edge. Quindi la possiamo rimuovere definitivamente. Quindi Hard Edge di Cloud la possiamo rimuovere. E posso mettere... potrei mettere i guanti di Tifa. L'attacco fisico ghiaccio, ma attacco fisico ghiaccio io praticamente non ho nessuno. Quindi mettiamo quella di Zac. Che comunque sia, potrebbe essere caruccia. Per debuffare, ecco, mettiamola così. Quindi potrebbe essere una variante di Zac il debuff. Ecco, qui un altro stamp, male. Ah, che almeno Cloud mi dia qualche arma 5 stelle. In realtà l'Arctic Star posso anche averla senza overboost, sinceramente, perché tanto è un'arma che utilizzerei come secondaria su Yuffie. Quindi mi sta bene anche averla senza overboost. Certo, perderei statistiche, perché comunque... ottimo. Perderei statistiche, però a mali estremi, estremi rimedi. Eris. Quindi abbiamo la ottima, la Mithril Staff. Buonissima. Direi assolutamente buonissima. Ora due stamp e siamo a posto. Tre, va benissimo. Così ottengo già l'arma e qui abbiamo chiuso il banner. Se me ne dà due mi fa un favore, altrimenti sti cazzi. Attenzione. Zac, Cloud e Yuffie. Ottima. Quindi Yuffie con la nostra bellissima Arctic Star. E poi Zac, ho perso tra l'altro il 50-50. E poi un'altra Murasame di Cloud, che mi sta bene. Bella la Cutlass di Zac, però avrei preferito l'altra, sinceramente. Oddio, 30.000 gemme. Allora, qui questa la possiamo anche togliere, in realtà. E metterei la Murasame. Da Cloud l'Hard Edge la posso togliere, perché non mi interessa più l'Hard Edge. Potrei mettere effettivamente quella fuoco, per potenziarla ancora di più. Quindi, sì. Per il momento va bene così. Beh, qualche altro pull lo posso fare. Sono stato abbastanza fortunato con tutti quei 4 stamp, quindi credo di potermela permettere un'altra striscia di banner. È vero che arrivare all'altra pagina mi darebbe garantita un'altra... però potremmo anche fermarci qua se siamo fortunati. Matt? Ho messo armi di Matt? Ah sì, l'Axis, giusto, vero? L'Axis, vero? Ho messo l'arma di Matt per il potenziamento tuono. Giusto, giusto. Ok, altri due. Potrei farne altri due. Vorrei due
due overboost, almeno due overboost per essere ottimo. Zac e Cloud. Ok, Zac, abbiamo finalmente la nuova arma, che è quella che abbiamo ricevuto appunto con la sua skin, che questa non è male. Non è male come arma secondaria per poter debuffare. Non è affatto male, quindi sono contento di averla beccata. E abbiamo beccato anche una copia della Sky Splitter. Ottima. Ottima. Ok, andiamo. Vai, un altro... Porca miseria. Beh sì, nel caso mi fermerò comunque dopo con l'ultimo pull. Me la tengo con un solo overboost e sti cazzi. Cercherò di stringere i denti e utilizzare magari le weapon parts. Cercherò di utilizzare le weapon parts e stringerò i denti. Anche se mi sarebbe piaciuto averne almeno due overboost, giusto per essere un po' più forte. Qui shaft totale. È anche vero che ne escono più copie, con la scusa che è per l'appunto un'arma featured, quindi ok, qui abbiamo la 5 stelle garantita, ma non è detto che sia ovviamente l'arma di Yuffie. È una 5 stelle garantita e amen. Ok, Yuffie, boh, perfetto, ok, mi posso fermare, ho tutto quello che mi serve. Mi è andata molto bene. Mi è andata molto bene. Ho ancora 18.500 gemme, che ovviamente aumenteranno con quelle che otterremo durante gli eventi. Quindi molto soddisfatto. Molto 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 soddisfatto. È un peccato in realtà per la San Umbrella, che purtroppo sta San Umbrella non riesco ad averla praticamente a sto maledetto overboost 6. Ma cercherò di inventarmi qualcosa. Anche la Unibi sarebbe stata carina completarla e finalmente portarla a Overboost 6. Molto contento dell'Hard Edge, che finalmente posso debuffare direttamente con 3 livelli di Death Down, così Cloud posso renderlo un po' più offensivo. E niente, mi è andata bene. Mi è andata bene, son sincero. Il banner mi è stato vicino, mi è stato abbastanza fortunato. Spero che anche per voi possa essere lo stesso. Fatemi sapere se avete pullato e cosa avete ottenuto. Noi ci vediamo ovviamente stasera, per chi avrà la voglia di guardare il capitolo finale di Opera Omnia. Io detto questo, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!